La Terra nell'antichità veniva considerata un disco piatto. Poi Pitagora ipotizzò la sua sfericità fino al 1600, quando subentrò il concetto di ellissoide, un solido geometrico paragonabile ad una sfera, eccola qui, appiattita però ai poli. Ecco qui. Bravo. La Terra nell'antichità veniva considerata un disco piatto. Poi Pitagora ipotizzò la sua sfericità fino al 1600, quando subentrò il concetto di ellissoide, un solido geometrico paragonabile ad una sfera, eccola qui, appiattita però ai poli. Ecco qui. Bravo. Bravo. Bravo.